Cosa pensa del nuovo protocollo proposto dalla Federcalcio? Credo sia oggettivamente un passo in avanti che supera alcune criticità che avevamo riscontrato e segnalato alla federazione nei giorni scorsi, prima fra tutte il ritiro che oggettivamente aveva poco senso, visto poi la situazione che si sarebbe venuta a verificare con il gruppo squadra aperto dopo la seconda settimana di lavoro. Persistono ovviamente alcuni punti che in questo momento sembrerebbero insuperabili, primo fra tutte ovviamente la modalità con la quale si dovrà trattare l'eventuale contagiato all'interno del gruppo. Ovviamente noi non abbiamo avuto una bozza ufficiale, ma ragionando su ciò che è circolato e anche sulle chiacchierate fatte, se al primo contagiato comunque tutto il gruppo squadra dovrà rimanere in ritiro per 2 settimane, al di là del fatto che molte delle squadre di Serie A non hanno una propria struttura e quindi dovrebbero organizzarsi e uno degli ambiti organizzativi è stato proprio il problema di quest'ultima settimana. Ma se ove ciò avvenisse, non solo nella fase di preparazione, ma anche durante poi la ripresa del campionato, questo creerebbe oggettivamente dei problemi insormontabili sulla competizione. Noi oggi ci dobbiamo affidare alla comunità scientifica, affidarci ai nostri medici sociali, cercare di capire se il nostro mondo è compatibile con la convivenza di questo virus, perché se le situazioni non verranno risolte e ovviamente i calciatori non vogliono giocare a tutti i costi, la mia preoccupazione personale è che poi le stesse situazioni comunque si ripropongano anche fra 1 mese, 2, ma a sentire chi è più esperto di me, probabilmente anche nel prossimo autunno. Quindi io auspico che ci sia una soluzione delle tematiche anche per questo, perché sono molto preoccupato guardando anche in là nel tempo. I calciatori con cui si è raffrontato hanno paura? Beh, molti di loro sì, molti altri invece la vivono serenamente. Se penso a Michael Agazzi, che fa anche parte del nostro consiglio direttivo, lui è di Bergamo, vive a Bergamo e ovviamente ha vissuto e sta vivendo questo momento in maniera molto forte e come lui tanti altri. Ci sono ragazzi che ho sentito anche in questi giorni che hanno avuto la fortuna invece di vivere al sud o di lavorare oggi in contesti che hanno soltanto sentito parlare di questa epidemia e ovviamente sono più sereni nell'affrontare un'eventuale ripresa. I passi che stiamo facendo, il nostro mondo finalmente unito, tutti quanti assieme per lavorare, per farci trovare pronti, siano dei passi concreti. Ripeto, non dobbiamo giocare o riprendere a tutti i costi e non possiamo essere decontestualizzati rispetto al sistema paese. Credo che abbiamo però la responsabilità di capire se il nostro mondo è compatibile con la convivenza col virus. Ove ciò non fosse possibile, ovviamente ne trarremo le conseguenze. Quando si parla di salute, la parola compromesso mi piace poco. È chiaro che in tutti gli ambiti che stanno ripartendo c'è questa prima fase che è una ripartenza che non può essere al 100%, ma anche noi stiamo ripartendo e siamo già ripartiti con gli allenamenti individuali. Speriamo di avere presto un protocollo che ci possa garantire sugli allenamenti di squadra. È il motivo per il quale abbiamo chiesto alla federazione di iniziare a ragionare fin da subito anche sui protocolli successivi, perché nel momento in cui dovesse riprendere il campionato dovremmo avere anche dei protocolli sulle trasferte, dovremmo avere degli alberghi che ricevano le squadre in trasferta, cioè c'è tutta una serie di modalità e ovviamente di complicazioni che il nostro mondo non ha solo nel fatto di essere uno sport di contatto a livello di squadra, ma anche organizzative, se vogliamo che effettivamente questo sistema riparta.